Ciao a tutti aliens, oggi sono qua con un nuovo tipo di video sul canale. In alcuni dei video fa vi avevo chiesto sempre nelle schede delle mie amate schede dei miei amati sondaggi se volevate vedere un video nei quali facevamo dei test online insieme. Molti di voi mi seguono da tanto, molti di voi mi seguono da un annetto, due oppure proprio da pochi mesi, quindi magari con questi test capirete anche un po' di più come sono fatta io e la mia personalità, soprattutto per le nuove, per le veterane sapete già come sono fatta. Inizieremo con test molto leggeri. Però andando avanti, sempre se vi piacerà il format, quindi lasciate la vostra opinione nel sondaggio qua in alto a sinistra, faremo test un po' più magari psicologici, ricercati, farò delle ricerche un po' più approfondite, quindi non saranno solamente cose frivole, perché molti di voi mi chiedono sempre: ma come fai ad affrontare le ansie? Ma tu sei una persona ansiosa? No, meno. E cioè proverò a cercare dei test inerenti a questo, così possiamo anche divertirci sui nostri lati un pochino negativi oppure sui nostri piccoli difettucci e problematiche. Quindi lasciatemi la vostra opinione qui in alto a sinistra, io mi auguro veramente che vi piaccia perché ci tengo, dipende tutto da voi. Se vedrò che la maggior parte dice sì rispetto ai no, li caricherò magari una volta a settimana, faremo un test insieme, che ne dite? Ok, oggi andremo a fare un quiz frivolo e spero che vi piaccia. E niente, iniziamo. Il primo test è del sito al femminile, già qua partiamo proprio male, che si chiama test super organizzata o con la testa fra le nuvole, che tipo di donna sei? Allora, prima di leggere le domande eccetera, per chi mi conosce sa che principalmente sono una con la testa tra le nuvole, cioè mi scordo tutto eccetera, però quando c'è tipo da uscire o da fare delle cose eccetera devo avere tutto organizzato, sono maniaca di controllo, quindi a tot ora dobbiamo fare questa, a tot ora quest'altra, a tot ora quest'altra. Se i piani non sono rispettati io mi sento male, quindi sotto quel punto di vista diciamo sono un po' una nazi organizzatrice. Per quanto riguarda il resto ho sempre la testa tra le nuvole, non sono per niente organizzata, soprattutto la mia camera non lo è. Per quanto riguarda, che ne so, sul lavoro o a scuola con dei progetti eccetera, ero super organizzata, sapevo sempre dove erano le cose, sapevo sempre a che punto eravamo. Su questo non lo so, andiamo a vedere. Prima domanda: un'amica propone una festa last minute, dress code fluo. Partiamo dal fatto che le mie amiche feste last minute non le propongono, cioè ci si organizza / sbuffa sempre con noi, per sempre ci si organizza sempre minimo 4 giorni prima, anche solo per uscire in centro. Minimo 4 giorni prima, ok? Opzione A: impossibile trovarmi impreparata, nel mio armadio c'è un capo per ogni occasione. Non è che nel mio armadio non c'è un capo per ogni occasione, cioè c'è anche, ma è andarlo a scovare nel mio armadio il capo per ogni occasione, cioè. Cerco di uscire un attimo prima e compro qualcosa nel negozio sotto l'ufficio. Ci penserò stasera e magari chiedo a una mia amica qualcosa, mi inventerò. Allora, direi la C. Non tanto perché mi metto a vestiti di mie amiche, ma perché capita sempre quando esco con Arin, quando esco con Dania, quando esco con chiunque, che gli dico: oh, prima di uscire mi fai una foto di come sei vestita? E lei: sì, ok. E io in base a come si veste lei mi vesto anch'io, quindi io direi la C, qualcosa mi inventerò. Torno a casa dall'ufficio con un forte mal di testa, corro in bagno nel mio fornitissimo armadietto dei medicinali e prendo subito una pastiglia. Apro la scatoletta dell'antidolorifico e scopro che me ne sono rimaste ancora due, meno male. Uff, mi toccherà uscire per andare in farmacia. Allora, sotto quel punto di vista, grazie a mia mammina che mi ha sempre educata così, io ho sempre, sempre tutti i medicinali disponibili a casa e anche quando sono fuori, li ho quasi sempre, infatti in classe mi chiamavano farmacista perché avevo sempre tutti i medicinali, antidolorifico, mal di testa e quello per le mestro e quello per mal di... tutto avevo, tutto. Quindi direi la prima. Facebook ti ricorda che tra due giorni è il compleanno di una tua amica. Regalo comprato un mese fa, ho già in mente cosa comprare, devo solo passare dal negozio, ci penso domani, c'è tempo. Allora, io sono molto una persona del sì, poi ci penso, però solitamente con i regali ho sempre già in mente più o meno cosa comprare e devo solamente andare lì a prenderlo. Però direi di mettere la terza opzione perché io solitamente sono fatta così, dico sempre sì, poi, dai c'è tempo, poi ma in realtà... Hai degli amici a cena, ma scopri all'ultimo minuto che la nuova ragazza di uno di loro è vegetariana e ha cucinato l'arrosto. Cioè, innanzitutto allora lei se ne può stare a casa, come dire, scherzo. Come ne esci? No problem, in poco tempo mi invento una ricetta alternativa, tanto ho sempre il frigorifero pieno. Ripiegherò su una facile pasta, in casa mia non manca mai, è un vero disastro, non ho altro in casa, le dovrò ordinare una pizza, ecco. Ordinare una pizza a lei mi sembra un po' brutto, gli faccio della pasta. A o B. Ne potrebbe valere del mio futuro, capite? A o B.
B. Stai per vestirti, sei in ritardo per andare in ufficio e ti si rompono i collant. Mi è successo quando sono andata al Cosmo, prof. Arianna, tu sai di cosa sto parlando. Ok, no panic. Ne ho sempre un paio in più nel cassetto per le emergenze. Li prendo dallo stendino dei panni puliti, meno male faccio sempre le lavatrici nel weekend. Pazienza, uscirò così, una smagliatura nelle calze e non ho mai ucciso nessuno. Io dopo quell'avvenimento con Arianna al Cosmo, prof, che siamo dovuti andare in un centro commerciale a comprare delle calze al volo perché mi si erano slabbrate e avevo la chiappa dei fori. Non solo ne ho due in casa di riserva, ma addirittura me ne porto proprio un pacchetto in borsa, anche in discoteca, ragazze, ma non me ne frega niente. Le arrotolo tutte piccole così, diventano dei robini piccoli così, e me li metto dentro una bustina di plastica in borsa o dentro la pochette. Così nel caso si rompono le ho, perché sono rimasta talmente traumatizzata che proprio sono super organizzata su quello. Domanda 6. Devo portare le borse della spesa fino al portone di casa. Qual è la tua tecnica? Una alla volta, di certo non voglio stirarmi un muscolo. Faccio due viaggi, magari qualche buonanima si offre di darmi una mano, tutto in una volta, voglio fare il prima possibile. Già. Anche se devo dire che grazie a Dio ogni volta che andiamo a fare la spesa siamo in più di uno, non mi è mai capitato di fare una spesa grossa da sola e quindi questo problema non si è mai posto. Però di solito ragiono così. Io le scale di uovo non me le faccio anche perché abito al secondo piano e ci sono una, due, tre e quattro rampe dai garage e non ho intenzione di farmele di nuovo, quindi. Domanda 7, penultima. Il tuo capo ti chiama nel suo ufficio per una riunione. Unico problema, fa troppo freddo. Che fai? Ormai lo conosco bene, sono preparatissima. Ho maglione e scialle d'emergenza nel cassetto che sfodero per l'occasione. Cerco di mettermi nel punto più caldo dell'ufficio, evitando le correnti d'aria, pensando al tè caldo che mi farò a fine riunione. Bah, a me verrebbe solamente una gran fama pensare al tè caldo fino a riunione, comunque. Mi ricordo sempre troppo tardi di quanto faccia freddo. Quando varco la porta dell'ufficio, quindi mi tocca sperare che la riunione duri il meno possibile. Solitamente sul freddo sono preparatissima, perché dopo 5 anni di tratta Poretta Terme Bologna alle 6:30 di mattina, 6:29 di mattina, nei vagoni gelati, cioè faceva più freddo dentro i vagoni che fuori d'inverno, quando c'erano 7-8 gradi la mattina, tra un po', mi mettevo canottiera, maglietta, maglione e un coprispalle tipo cardigan e la giacca, e poi ricacciavo tutto dentro la borsa quando arrivavo a scuola, quindi su quello sono ferratissima. Ok, ultima domanda. Sei andata a correre con un'amica, ma prima non hai fatto riscaldamento. Risultato, un bello strappo muscolare. Chapeau. Chapeau. Come reagisci? Niente paura, mi è già capitato altre volte, per questo ho sempre dei rimedi con me quando faccio attività fisica. Vado a casa, tanto avevo ancora quei dei rimedi nel mio armadio. Mi tocca passare in farmacia dolorante. Credo vado a casa, tanto avevo ancora dei rimedi nel mio armadietto. Vediamo il risultato. Oh! Non me l'aspettavo! Non me l'aspettavo! Boom! Mamma! Punch face! Punch in your face, mamma. Mia mamma e mio fratello mi hanno appena detto, prima di iniziare questo test, che io non sarei mai stata organizzatissima. Invece guardate, guardate cosa è uscito. Risultato, super organizzata. Niente ti coglie impreparata. Persino le emergenze più grandi sono una passeggiata per te. Sei super organizzata, pianifichi tutto, imprevisti compresi, e pensi anche ad ogni minimo dettaglio. Un viaggio sull'Himalaya last minute, di certo avresti tutto l'occorrente per partire. Ecco, adesso, no, un attimo, ho detto che le feste all'ultimo minuto non le voglio fare, te l'ho appena detto. Uno strappo muscolare improvviso, niente paura, a casa sicuramente dei rimedi che facciano a caso tuo. Scopri di più all'interno della speciale dedicata alla terapia del calore per i dolori muscolari. Direi che questo è proprio un product placement bello e buono. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi lascio sotto nell'info box questo test se volete farlo anche voi, e lasciatemi i vostri risultati nei commenti. Vi mando un grosso bacione, EXO Aliens, alla prossima, ciao!